Amici sportivi, bentrovati. Rete 8 Motori continua ad appassionarvi, ma soprattutto punta nuovamente l'obiettivo sul mondo delle due ruote. kg di potenza, eleganza, passione e storia. Di Francesco Motors presenta la nuova California. Scopriamola insieme. Amici di Rete 8 Motori, sono in compagnia del tecnico Fabio Di Pietro di Moto Guzzi di Francesco Motors. Insomma, se si parla di moto, come non si può non parlare di California? Sì, questa è una moto spettacolare, penso che sia un'evoluzione della Moto Guzzi con questo motore e con questa elettronica. Meccanicamente è una moto esemplare, c'è una guida diversa da tutte le altre moto, è molto equilibrata, consumi ottimali e in più la cosa bella di questa moto è che vibra poco perché ha un motore flottante. Questo motore flottante persiste, ha dei seam block applicati sul motore e attaccati al telaio. Questi permettono di avere un'oscillazione del motore diverso dalle altre moto che c'erano prima. Meno vibrazioni, più comfort per il cliente che lo porta. Questo è un motore bicilindrico, sempre con disegno a V di 90 gradi, con pistoni da 104, con un alesaggio che arriva a 1380 di cilindrata. Possiamo dire che monta due candeli per cilindro, tra cui una laterale e una centrale. Quella laterale va in funzione solamente nei bassi regimi e negli alti regimi, dove incrementa più carburazione. Questa moto ha un peso di 300 kg all'incirca e una capienza serbatoio di 22,5 litri di benzina. Ha un'elettronica molto avanzata, gestita tutta dalla Marelli. Questa elettronica, oltre ad avere tre mappature, gestisce anche il cruise control e il controllo di stabilità. Le mappature sono variabili in marcia. Questa moto ha tre mappe, tra cui una chiamata pioggia,
una chiamata turismo e una chiamata veloce, in base al tipo di percorso che il cliente deve fare. Queste tre mappe sono abbinate anche al controllo di trazione, che sono gestibili da 1 a 3. La mappatura pioggia è molto confortevole nella città, anche se la Moto Guzzi consiglia di usarla in pioggia, però ha una guida molto dolce e delicata. Ha un cambio rivisto, il cambio di questa moto ha una sesta più lunga in confronto al vecchio cambio, sempre di 6 marce, però è più lunga, quindi molto più ottimizzando più i consumi e quindi molto più lineare come moto. Passiamo anche al design, che loro hanno cercato sempre di curare anche sulle cose principali. Per esempio, non monta più una farfalla per cilindro, ma bensì monta un corpo farfallato unico, tutto in alluminio, con un corpo farfallato da 52 mm. Questo persiste perché questo qua non ha più il cavo, ma bensì l'acceleratore ed elettronico, perché è tutto gestito elettronicamente. Questo per evitare inceppamenti di cavi e tutto il resto. La guida di questa moto la posso paragonare, diciamo, a un relax totale. Che magari al vecchio guzzista e al nuovo guzzista possiamo capire che cambiano le generazioni, però la Moto Guzzi ha investito molto su questo prodotto e abbiamo visto che effettivamente va bene. In quante versioni è disponibile la California? Due versioni, la Custom e la Vintage. Questa differenza tra le due è che la Vintage monta parabrezza, faretti, borse laterali, ruote al silver, mentre la Custom ha ruote nere e in più hanno anche l'antifurto. Per quanto riguarda la sella invece? La sella pure è diversa, qui diciamo la vediamo più come un biposto, lì è più un monoposto perché ha un taglio diverso. Altre differenze? Sì, altre differenze, come vediamo, è solamente sulla linea accessori. Possiamo anche dire un'altra cosa in più, che questa moto monta un nuovo cardano con doppi parastrappi. La moto ha nelle accelerazioni, nelle partenze da fermo, è molto più dolce e quindi non c'è quella strapponata che magari dava prima sul vecchio cardano. Quindi è ancora molto più confortevole al cliente che lo guida. La cosa anche molto bella, molto comoda, che è il cruise control, che è attivabile a una velocità di oltre, dopo i 40 km orari, e a un massimo di 180 km orari. Questa moto possiede 96 cavalli, depotenziata, perché in questo motore potrebbe sviluppare ancora molti più cavalli, però la Moto Guzzi si è mantenuta a creare un prodotto di cavalli e consumo ottimali. La ruota posteriore è molto più accattivante, essendo molto più larga, è il massimo che si potrebbe... vale la pena provarla. Amore a prima vista. Sì, sì, il mio sogno. California, un gioiello da ammirare, un'emozione tutta da vivere.
Ogni centimetro trasuda sensazioni diverse. Provare per credere. Allora, cosa aspetti? Corri in via Verrotti 174 a Montesilvano da Di Francesco Motors per provare l'ebbrezza su strada della California e scoprire tutta la gamma Moto Guzzi. Metti in moto il suo cuore e lei accenderà il tuo. Moto Guzzi, facciamo un tuffo nel passato insieme a Luca Cilli. A volte le grandi cose nascono da piccole idee. Aspirazioni magari buttate lì al momento, sogni da coltivare nella speranza che un giorno possano diventare realtà. La storia della Guzzi in fondo nasce così, quasi per caso, da una chiacchierata fra amici appassionati di velocità. Nel 1917 Carlo Guzzi e Giorgio Parodi, entrambi prestanti servizio nell'aeronautica militare italiana, si accordano per dar vita ad una piccola serie di motociclette una volta terminata la guerra. Nei loro piani iniziali anche un terzo socio, Giovanni Ravelli, avrebbe dovuto partecipare all'accordo. Ravelli era un famoso pilota di moto del periodo, ma il suo aereo fu abbattuto durante la guerra e lui rimase ucciso. Dopo il conflitto bellico, Parodi e Guzzi iniziano a lavorare in una piccola officina a Mandello dell'Ario, vicino al lago di Como, poi divenuta sede storica della marca dell'Aquila, e nel 1920 assemblano il primo prototipo di una moto con motore monocilindrico orizzontale di 500 cavalli, dotato di 4 valvole in testa. Il logo scelto, quello dell'Aquila, non è stato impresso sulle fiancate per caso. L'Aquila, infatti, è il simbolo dei piloti dell'aviazione navale della Regia Marina e del servizio aeronautico del Regio Esercito nella Prima Guerra Mondiale. Un'effigie pensata, ideata ed impressa successivamente in onore del terzo socio, il pilota di moto e aviatore Giovanni Ravelli, per l'appunto caduto in missione. Il 1921 è l'anno del reale debutto della marca, con una produzione di ben 71 moto ed il debutto agonistico nella Milano-Napoli, genere di gare stradali di lungo percorso che diventeranno molto in voga. Alla fine di quell'anno arriva anche la prima vittoria per la Moto Guzzi sul tortuoso tracciato della Targa Florio. Solo 3 anni dopo, nel 24, al termine del campionato europeo svoltosi sul circuito di Monza, il segretario della Federazione Motociclistica Internazionale scriveva: «Le tre Moto Guzzi hanno dominato la manifestazione praticamente dall'inizio alla fine, dimostrando così l'importanza dell'industria motociclistica italiana». È del 1928 invece la presentazione della GT, dotata di telaio molleggiato, una novità che il mercato dell'epoca non riuscì a percepire. La moto venne prodotta in soli 78 esemplari e quindi è ritirata dalla produzione. Nel 1930 arriva il primo motore plurifrazionato. Si tratta della 4 cilindri da competizione, dotata di motore in linea a fronte marcia.
In questo periodo era consuetudine da parte degli uomini della Moto Guzzi di firmare i motori che costruivano personalmente. A dimostrazione del fermento tecnologico del periodo arriva nel 1933 una splendida 500, la bicilindrica dotata di motore a V. Due anni più tardi il pilota irlandese Stanley Woods è il primo a vincere una gara del Tourist Trophy all'isola di Man su di una moto non inglese da 24 anni. La produzione fu quindi interrotta negli anni dal 40 al 45 a causa della Seconda Guerra Mondiale, ma già nel 1947 la Moto Guzzi torna alla vittoria, sempre al Tourist Trophy. Arriviamo così dunque nel 1955 con una moto che ha segnato la storia nell'evoluzione dei motori motociclistici, la 500 da competizione ad 8 cilindri. Il motore era un incredibile 8 cilindri a V, portato al debutto nel Gran Premio del Belgio, che mostrò un potenziale incredibile per l'epoca. Anche senza la sofisticazione tecnologica della 8 cilindri, la Moto Guzzi stava comunque dominando il moto mondiale, arrivando nel 1957 a vincere il quinto campionato del mondo consecutivo nella classe 350. Più tardi quell'anno la Moto Guzzi, con una decisione che ancora oggi riaccende polemiche fra avverse fazioni di motostorici, si ritira dalle competizioni dopo 8 titoli mondiali e più di 3.000 vittorie nei Gran Premi. Concentrata quindi sulla produzione stradale, la Moto Guzzi presenta nel 1965 al Salone di Milano quella che sarà la capostipite di una nuova generazione di propulsori che col tempo sono arrivati ad identificare la casa, la 700 V7, bicilindrica V trasversale di 90 gradi di 700 cavalli di cilindrata, schema mantenuto anche sulle moto prodotte attualmente. E qui va aperta una parentesi. Una moto che è nata per i corazzieri non poteva che essere forte, fortissima. Un colonnello andò dal celebre progettista Giulio Carcano, che aveva disegnato tutte le più belle Guzzi da corsa fino alla 508 cilindri, e gli disse che il Falcone era una moto un po' misera per un corazziere alto 2 metri e che ci voleva una moto imponente. Ed allora Carcano disegnò la V7. Era, per l'appunto, il 1965. Da lì la V7 bianco e nera, che in gergo veniva chiamata la mucca perché era bianca e tondeggiante, e che divenne la moto delle polizie di mezzo mondo, anche di quelle di alcuni stati americani. Nel 69 una serie impressionante con V7 specialissime sulla sopraelevata di Monza con Brambilla, Patrignani, Mandracci e tanti altri. Nel 71 la svolta, che entusiasmò tutti quelli che amavano la pista e le pieghe. La V7 Sport, verde metallizzata con il telaio rosso, bassa, leggerissima, stabilissima sui curvoni veloci. Lì la Guzzi riprese a vincere, come aveva fatto negli anni 50, perché la V7 Sport non era la più veloce, ma certamente nei curvoni era praticamente perfetta. A ruota poi nacquero le California per gli USA, poi arrivarono le piccole, 35, 50, 8 e 50 Le Mans. Lo stabilimento di produzione della Guzzi è a Mandello dell'Ario, in via Parodi. Al suo interno, nel 50, è nata la prima galleria del vento per ricerche aerodinamiche per le moto. All'interno della fabbrica vi è il Museo Moto Guzzi, aperto al pubblico, che espone la maggior parte dei modelli della casa e non più in commercio, più alcuni modelli prototipo creati in poche copie e mai usciti dallo stabilimento per il grande pubblico, oltre alla GP, dalle iniziali di Guzzi e Parodi, prodotta nel 19 prima della nascita della società anonima Moto Guzzi. Inoltre sono presenti altri usi del motore a V Guzzi, come quello nel settore aereo. Sempre all'interno della fabbrica è presente una rivendita di accessori, vestiario e tutto ciò che riguarda il mondo Moto Guzzi. Tanti anni di storia, quasi mezzo secolo di grandi emozioni, mica poco. Un mezzo secolo fatto di curvoni impostati precisi come sui binari, di riprese poderose con la trasmissione che fischia, di scalate furibonde con la gomma che si lamenta. E tanti anni ancora davanti da protagonisti. Just give me a
Amici, finisce qui anche questa puntata, ma non disperate perché noi torneremo a tenervi compagnia la settimana prossima. Mi raccomando, scriveteci, inoltre cliccate mi piace sulla nostra pagina Facebook e seguiteci su rete8.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, al nostro prossimo Pit Stop!